Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi nuovo video dei prodotti terminati del periodo. Qui la mia solita bustona con tutti i prodotti che ho terminato. Devo dire che forse non sono tantissimi, ma sono prodotti che alcuni ci ho messo anche parecchio a terminarli. E iniziamo subito. Primo prodotto, questi non so neanche quanti io ne ho finiti, è lo shampoo per allungare i capelli di Airburst, che dentro ha l'avocado e il cocco. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Questo shampoo l'avevo comprato durante una promozione, credo un paio di anni fa, e ne avevo fatto scorta perché è uno dei miei shampoo preferiti in assoluto, perché non secca le punte, ma vi lava bene la cute, che sono le due cose che cerco appunto in uno shampoo. Questo era l'ultimo della mia immensa scorta e non credo per ora che lo ricomprerò, ma per il semplice fatto che voglio provare altre tipologie di shampoo dopo averne usati tipo, boh, non lo so, tipo 6 o 7 nel corso degli ultimi anni. Ma una cosa molto positiva è che questo shampoo vi dura veramente tanto a lungo, quindi anche se è un po' costosetto, non lo dovete ricomprare troppo di frequente, quindi questo vi dura sicuramente più di 3 mesi. Altro shampoo che ho finito, questa volta del brand Matrix, che è un brand professionale appunto per capelli, e questo è lo shampoo che è arricchito di proteine liquide per evitare appunto che si rompano le punte dei capelli. Allora, su questo non sono molto sicura. Come sapete, appunto, io cerco lo shampoo che mi mantenga le lunghezze idratate ma mi pulisca bene la cute. Io non lo applico lo shampoo sulle punte, ci tengo a precisarlo, però ovviamente un po' di residuo quando voi lavate ci va a finire lo stesso. E questo shampoo devo dire che mi è piaciuto molto perché appunto mi pulisce molto bene la cute senza rendermi però i capelli secchi, quindi mi è piaciuto moltissimo, infatti vorrei provarne altri appunto del brand Matrix, anche perché ne fanno veramente tantissime tipologie. L'unica cosa è che questo da 300 ml mi è durato meno di questo qui che è da 350 ml. Diciamo che per avere lo stesso effetto di questo ne dovete usare un pochino di più, ma nulla di sconvolgente. Comunque sia, è durato comunque abbastanza anche questo shampoo, e io questo l'ho comprato su Amazon. Ho poi finito una crema corpo del brand La Cura, che è appunto il brand di Aldi, ed è una crema per pelli secche o molto secche, che dovrebbe essere un po' tipo la crema uguale di Aveeno. Aveeno ultimamente ha cambiato la formulazione, non mi piace più come prima, tra l'altro anche il packaging adesso è un pochino diverso, e quindi ho voluto prendere questo che è ispirata appunto alla crema quella originale. Non mi è dispiaciuta, non è un prodotto però che si trova abitualmente da Aldi, è più come se fosse un'edizione limitata, però per il costo che ha la consiglio, mi piace molto. Se la ritrovo, probabilmente la ricompro. Questo è il mio rimuovi smalto preferito. Il brand si chiama Elegant Touch, non so se ci sia in Italia, però ve lo volevo appunto consigliare nel caso anche voi vi fate le unghie a casa. Io ultimamente sto facendo il semi permanente di Manucurie, ma riesco a rimuovere lo smalto senza problemi anche utilizzando appunto questo qui. Ed è top per lo smalto quello normale, cioè letteralmente lo togliete in un secondo. È molto forte, tende forse un pochino a seccarvi l'unghia, però se non volete stare a perdere tempo, questo è veramente ottimo. Questo prodotto è un super preferito, è del brand Medil, che è un brand coreano, e sono i pad Watermide Toner Pad, questi qui nella confezione blu. Mi sono piaciuti tantissimo, tantissimo. Io quando tornerò in Corea questi li ricompro 100%. Sono perfetti per idratare la vostra pelle appunto con il tonico dopo che vi siete lavati il viso, ma io spesso lo utilizzavo anche semplicemente per darmi una rinfrescata, per rimuovere magari eccessi di sebo o magari anche di polvere, perché comunque sul nostro viso si poggia di tutto nel corso della giornata. E mi sono piaciuti tantissimo anche per il fatto che, nonostante io questa confezione l'ho tenuta aperta per tanto tanto tempo, non si sono mai seccati. Cioè, ci sono prodotti che letteralmente sono secchi non appena li apri, questi invece sono rimasti belli imbevuti, pregni di prodotto fino alla fine. Assolutamente consigliato. Se lo trovate, magari questo c'è su YesStyle, comprateli perché sono assolutamente meravigliosi. Questo purtroppo è un colpo al cuore. Ho finito un barattolo della maschera Fino, che è la maschera che sto utilizzando ormai da parecchi mesi,
e credo che si veda che i miei capelli sono molto più lucidi, molto più lisci, molto più belli. E la maggior parte del merito ce l'ha questa maschera giapponese che la potete trovare in realtà forse anche su Amazon o su vari rivenditori come appunto YesStyle. Questa appunto io l'ho comprata nel mio viaggio in Giappone ormai di dicembre dell'anno scorso, la amo, la adoro e attualmente ne ho un'altra nuova aperta in bagno. Continuerò a ricomprarla fino alla fine dei miei giorni perché la amo. I risultati che vi dà lei io non l'ho mai avuti con nessun altro balsamo. Altro prodottino che ho comprato in Giappone sono questi patch per i brufoli che si chiamano Pro Chica Clear Spot Patch e il brand è Chica per Yalon. Ve lo faccio vedere, il brand è questo qui. E sono dei classici patch che io ho comprato a Cosme, appunto a Tokyo. Mi sono piaciuti tanto, qui dentro ce ne sono 22, quindi abbastanza, perché molti altri patch per i brufoli ce ne sono di meno all'interno. Mi sono piaciuti tanto, c'erano di diverse dimensioni all'interno, quindi perfetti per ogni grandezza di brufolo. Super efficaci, questi sicuramente quando li ritrovo li ricompro perché mi sono davvero piaciuti. Prodottino a cui non avrei mai dato una lira, ma invece mi è piaciuto tantissimo, sono queste maschere in tessuto che, vabbè, qui si è tagliato quando ho aperto la maschera, ma del brand Shein, cioè della Lidl. Ho comprato questa maschera al sakura e acido ialuronico per pelli stanche e vi giuro, questa maschera super economica e stra mega idratante. A me di solito le maschere molte tendono a seccarsi sulla mia pelle perché appunto io ho bisogno di tanta idratazione perché ho la pelle secca. Questa no, cioè vi giuro, è talmente tanto idratata che letteralmente vi ritrovate la pelle bagnata anche per ore. Mi è piaciuta tantissimo, sicuramente quando torno dal Lidl ne compro altre perché mi è piaciuta tanto tanto tanto. Maschere invece che non mi hanno fatto impazzire sono queste qui del brand Cosé Cosme Porta, anche queste sono giapponesi che le ho comprate sempre appunto durante il mio viaggio. Non mi sono piaciute perché queste maschere le trovo molto meno idratanti rispetto a quelle vendute nel packaging singolarmente. E è anche dovuto alla tipologia di prodotto perché ovviamente è più difficile idratare 60 maschere qui dentro rispetto ad una messa singolarmente in una busta. Devo dire che io preferisco comunque quelle imbustate singolarmente, ma cercando di consumare meno plastica, comunque penso che tipologie di questo tipo continuerò a comprarle fino a quando ne troverò una di cui sono soddisfatta. Queste purtroppo non mi hanno fatto impazzire. Ho poi due prodotti skincare di Muji da farvi vedere che ho terminato recentemente. La prima è una crema mani allo yuzu, che anche questa l'ho comprata in Giappone, ma la trovate anche in Italia. L'odore è super limonoso perché appunto lo yuzu è un po' agrumato. Mi è piaciuta, però la trovo una crema un po' troppo leggerina per i miei gusti, quindi personalmente non la ricomprerei. Se invece voi siete alla ricerca di una crema un po' più leggera da mettere sulle mani, questa potrebbe fare al caso vostro. Invece questa crema viso mi è piaciuta un sacco, è quella proprio classica, vedete? C'è scritto semplicemente una crema idratante. Mi è piaciuto tanto perché è super fondente, super idratante, però allo stesso tempo non vi lascia la pelle appiccicosa. Ha una consistenza un po' solida, un po' rigida, non è una di quelle maschere che sono gelose o molto liquide, è un pochino più burrosa appunto, ma quando la stendete sulla pelle, proprio la pelle l'assorbe, che è una meraviglia, mi è piaciuta veramente tanto. Tra l'altro anche questa ha un odore floreale molto molto piacevole. Crema che invece non mi è piaciuta purtroppo è questa qui del brand Sana, che è una crema multiuso che potete utilizzare un po' come se fosse una crema completa, quindi che sia tonico, crema, contorno occhi, tutto quanto insieme. Ma non mi è piaciuta perché ha una consistenza molto gelosa, proprio molto appiccicosa. E il problema è che la mia pelle non la gradiva particolarmente. Ho notato un peggioramento della mia pelle nel periodo in cui l'ho utilizzata. Tenete conto che per finire 50 ml, anzi no, 100 grammi di crema, ce n'è voluto parecchio, quindi l'ho testata per bene, vi faccio anche vedere che il barattolo è completamente vuoto.
Alla fine, quando sono arrivata a metà, mi sono detta che non ne valeva più la pena perché proprio non faceva per me, mi rendeva la pelle meno bella e mi erano venute anche un po' di imperfezioni. Alla fine l'ho riciclata sul collo e devo dire che lì non ho avuto problemi, però sicuramente non la ricomprerò. Ho poi finito due prodotti labbra totalmente diversi tra di loro. Questo è quello di P. Louise, molto molto carino il packaging, formula un po' senza infamia, senza lode. Personalmente non lo ricomprerei, il packaging è molto carino, è un'idea anche regalo molto carina, però io ho bisogno di balsami labbra più forti, più potenti. E infatti vi promuovo il balsamo labbra di Laneige, questa è una mini taglia al gusto pesca. Questo l'ho amato, lo mettevo prima di andare a dormire perché appunto una maschera notturna per le labbra e la mattina mi svegliavo con le labbra belle idratate. Questo assolutamente consigliato, peccato appunto che è un po' scomodo il packaging perché ogni volta dovete metterci il dito. E ultimi due prodotti che vi faccio vedere che ho terminato una candela. So che non ve le faccio mai vedere le candele terminate, però magari vi può interessare. Questa è del brand La Bruquette, un brand un po' bougie, costosino. Questa candela ha una profumazione legnosa, molto buona, molto elegante, molto avvolgente. Mi è piaciuta veramente tanto. Avendo un barattolino così piccolo, l'accendevo soltanto poche volte perché appunto non volevo terminarla subito, ma mi è piaciuta veramente tanto. L'unico integratore che ho finito per questo video è appunto il mio probiotico, questo qui di Amazon, che l'ho comprato appunto ormai da tanti anni che lo ricompro ed è questo qui, così se magari avete bisogno di un probiotico, questo ve lo consiglio. Anche se ne ho comprato una nuova confezione che sto anche quella per finire perché ho avuto problemi allo stomaco ultimamente, ho notato però che hanno cambiato la formulazione. Le capsule sono proprio diverse anche di aspetto e noto che sono un po' meno efficaci. Quindi probabilmente la prossima volta comprerò un probiotico diverso, però questo, se è nella vecchia confezione, per me è veramente tanto efficace. Ed è tutto per questo video dei prodotti terminati. Spero di avervi fatto compagnia, di avervi magari fatto scoprire qualche brand o qualche prodotto che non conoscevate. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!